Ecco. Grazie, tesoro. No, dico, vai, vai tranquillo, eh. Tanto io e Marco ci mangiamo una scatoletta di tonno. Va bene, tesoro. Che? Ladro! Oh! No, mamma, a me no, grazie, non ho fame. Ma dai, ancora pensi all'esame di chimica? Non sai nemmeno com'è andato. Come vuoi che sia andato? Male, malissimo, anzi, sarà andato. Non mi è mai capitato di passare un esame scritto al primo colpo. Oh, nella vita ci vuole un po' d'ottimismo, l'ottimismo è il sale della vita. Oh, tesoro, ci vorrebbe pure il sale per la pasta, però, perché lo senti un po' sciapa. Poi ho pensato una cosa, lascio l'università. Ho bisogno di fare qualcosa di nuovo, qualcosa che tiri fuori il mio vero io. E infatti ci ho pensato. Ho capito, ci hai pensato, ma che vuoi tirare fuori dal tuo vero io? La moda. Eh? Voglio fare lo stilista. Ma io dico, ma ci possiamo ritrovare con un figlio che vuole fare, che vuole fare il glamour, vuole creare il suo fashion style. Vabbè, che c'è di male, no? Nella società di oggi anche Luca ha la sua importanza, il suo spessore. Silvana, non te ci mette pure te. Mio figlio deve studiare medicina, deve diventare un medico, un primario. Senti, ci ha provato, però non possiamo costringerlo a continuare, no? E poi l'hai detto anche tu, l'università non è mai stata suo forte. Ah, perché invece la moda è il suo forte. Oh, Silvana, ieri l'ho visto, ci aveva addosso dei Bermuda che sembrava Pinocchio. Glieli ho comprati io. Scusa. Devi sempre smontarlo. Pensa che invece un giorno potremo vedere la pubblicità di Marco Mancini Couture. Suona anche bene, no? Suona bene? È un mestiere da gay, pure questo ti suona bene? Intanto se farà lo stilista vestirà soltanto belle donne. Mamma? Ecco i miei primi modelli. Vedere. Oh, ma che belli, molto, molto fashion. Molto da uomo, sono tutti da uomo. Eh beh sì, io vestirò solo uomini. Sai com'è, io di donne non ci capisco molto. E poi scusa, tra un po' di tempo potrai indossare un mio abito. Potrai sfilare con un mio abito. Non sei contento, pa? Certo che so. Senti come suona bene. Dottor Marco Mancini, lo senti come musicale? Dottor Marco Mancini. E puoi scegliere tu, eh? Puoi fare l'ortopedico, il ginecologo, il chirurgo plastico. Ma io proprio non me la sento. Tutte queste ossa rotte, queste ferite sanguinolenti, molti tumefatti. Ma vuoi mettere, pa, a disegnare camicie, scegliere tessuti, disegnare cappelli? Beh sì, ho capito. Ma tu vuoi mettere, aiutare la gente, aiutarla a stare meglio, eh? Anche la moda aiuta la gente a stare meglio. Quando uno non è a suo agio nei propri vestiti, non è a suo agio nemmeno con la gente, si sa. Si sa, che si sa? Oh, ma guarda che fare il medico è una vera e propria missione. La gente ha bisogno di te, Marco, il mondo ha bisogno di te, ma non lo senti il richiamo? Marco, pa, Marco! Io questa vocazione, questo richiamo, non lo sento, non so cosa ci posso fare. Tu mi sai che era meglio se te veniva proprio la vocazione, quella vera, e prendevi voti? Pochino presi di voti, tutti negativi. Marcolino mio, per una volta, dai retta a papà tuo. Io sono un uomo con una certa esperienza, no? Il mondo della moda potrebbe anche sembrarti bello, affascinante, ma è un mondo strano, particolare, ambiguo, diverso. Diverso, giusto. E infatti per essere più creativi bisogna essere diversi. Bravo, pa, giusta intuizione. Deve fare quello che si sente, non può imporgli la tua volontà. Tesoro, non ce l'ha una volontà, sta solo scappando via. Ecco, scappa. E se stesse scappando da te, da quello che vorresti che fosse o che pensi che dovrebbe essere che invece non è? Traduco, è grande e sa scegliere da solo. Ma che sa scegliere? Manchi i pantaloni, tesoro. Ma lo vedi che è una banderuola che gira al vento? Oggi fa il corso di cucina, domani quello di cucito, dopodomani che farà? È il parrucchiere per cani. E allora è un ragazzo pulito che ama gli animali. Ma! Ui. È successa una cosa incredibile, incredibile! Ho passato lo scritto di chimica! Un miracolo! Che peccato però, proprio adesso che hai deciso di mollare l'università per seguire il tuo talento. No, che mollare l'università, è un segno del destino. E poi ha ragione papà, fare il medico è una missione. E oggi finalmente ho trovato la vocazione. Bello di papà! Che t'avevo detto, Stelassa? Marco sarà un dottore, questa è la sua vocazione, fare il medico. Io te l'avevo detto fin dall'inizio, Marco sa scegliere da solo, è un ragazzo serio e maturo. Mamma? Ehi? Finalmente ho scoperto cosa voglio fare da grande. Il medico, no? No. Se entrassi nel favoloso mondo del circo, come funambolo, in equilibrio su un filo per trovare l'equilibrio dell'anima. Un po' pericoloso, ma stimolante, no? Tu vuoi sapere cos'è veramente pericoloso? Se non vai subito in camera tua a studiare, quello sì che è pericoloso, muoviti!